Di Aldo Di Pietro, ci prova Ortega adesso che lancia Lusilea, Lusilea contro il portiere, calcia, risposta in corner. Corso qui, quindi sappiamo il loro valore, però devo dire che come partita mi è piaciuta perché era una battuta d'arresto con il Cagliari, me l'aspettavo, infatti penso proprio come la vedo. Guerra tra titani, Belli va a calciare di nuovo, un altro Belli. Adesso Borges che chiama in causa Ortega, il taglio è perfetto da parte di Borges, perde però il pallone, ma comunque ha dato già ottimi segnali, mentre è entrata in campo anche Sciascio che prova subito un'invenzione a sorprendere dalla distanza, comunque avanzato rispetto alla propria area. Belli, il recupero di Guidotti per Belli, lo scarico per Sciascio e davanti alla porta c'è l'intervento provvidenziale di Giorgia Ballardin. Piacevole chiacchierare con te perché sono già trascorsi 10 minuti e c'è il lancio in avanti per la VIP Tombolo, la conclusione da parte della numero 10 Serena Dardanelli. Il vuoto mezzo pieno per lei è vuoto, cioè non ci abbiamo speranze. Scusami, Lusilea ha il pallonetto delizioso e il gol del Montesilvano. Le giocatrici più intelligenti del gruppo biancazzurro, eccola qui in mezzo per Lusilea, la correzione sotto porta, esce benissimo stavolta Cicheri. Questa nazionale, ma non so se si stanno dando attenzione a Lu che parla col pallone e naturalmente gli dice va in porta. Guidotti, scarico indietro per Ortega, ancora per Guidotti che può calciare, lo fa e mette in rete, seconda rete consecutiva per Alessia Guidotti, numero 17. Infatti il palazzetto ufficiale, intanto Lusilea per Borges, contropiede perfetto, concluso benissimo da Evo Ortega. Guarda in avanti Guidotti, servizio è preciso per Belli che aggancia, va a calciare, risposta perfetta di Cicheri però sui piedi di Sciascio che è bravissima nel tapin, 5-0 da parte del Montesilvano. Guidotti, una manovra di ampio respiro quella del Montesilvano, adesso Belli in mezzo per Diodato che calcia di fino, tocco di biliardo, c'è primo gol chiamato la numero 14, scavetto in mezzo per Lusilea, una bomba al volo, coordinazione perfetta da parte di Lusilea su Carpanese, un doppio numero, adesso Ortega ancora per lui che va a inseguire il pallone, calcia di prima intenzione sul tapin, non arriva per un attimo Ortega, Silvetti per ricevere sulla sinistra, il servizio è però lungo per Borges ed è perfetto per Borges, sul secondo palo va Lusilea, il pallone che sfila sotto la gamba di Vigato, esce sul ritorno però è la numero 11 ad avere la meglio, anche se Lusilea si va a ripetere un'altra volta il pallone, il dribbling su Vigato, poi un altro dribbling e deposita in rete la palla del poker personale dell'8-0 del Montesilvano, aiuto di Dardanelli, ancora Vigato, scambio perfetto, il triangolo, la conclusione bella di punta, volantonaci con Bramucci, triangolo fermato da Diodato, Vianale perde il pallone al limite, ancora Tasinato che va a calciare il tap-in di Vigato, secondi Cicheri, lunghissimo a calciare, adesso la traversa colpita sul colpo di testa di Tasinato, intervenuta anche Antonacci, poi il Dardanelli, adesso Cicheri che va a calciare, Vianale esce male, c'è un altro gol da parte della Vip Tombolo.